Bella gente, buonasera. Volevo dire una cosa. Io non ce l'ho su con le persone che hanno la DHD o che dicono di averla o che qualcuno l'ha diagnosticata o qualsiasi cosa. Io ho molti amici stretti che... Però, mente, questa è una cosa che io penso in generale su molte cose, quello lì era un argomento che, visto che a me mi è caro, l'ho preso in considerazione più di un altro e ho voluto fare un esempio, ma io non è che non voglio bene alle persone così, è come quando uno dice non lo so, a me quelli di una certa fede politica non mi stanno simpatici e poi dopo però ci vai a mangiare una pizza insieme, gli abbracci al compleanno, capito? Quelle cose lì, cioè non è che stiamo vivendo nel momento storico de prima del 400 o non so cosa, che la gente mentre si prendevano ancora clavate. Io penso che oggigiorno si può anche condividere con le persone che la pensano in un altro modo, appunto, secondo me. E anzi, l'unico modo per riuscire a mantenere un briciolo, se c'è ancora qualcosa da mantenere, è appunto di mantenere, scusate, sto mangiando due caramelle gommose, di mantenere un briciolo di discussione e anche appunto di domandarsi le cose, se è giusto accettarle, oppure rifletterci sopra, perché c'è comunque una deriva di un certo tipo che non condivido e per la quale, a mio avviso, dare il Ritalin ai bambini non è una cosa giusta. E poi dopo si può discutere se è giusto o meno darlo ad adulti che possono averne bisogno perché magari per via che hanno un passato di consumo o cose del genere, ma che non mi si venga a dire che una persona che non ha mai consumato ha bisogno di prendere il Ritalin. Io ho conosciuto le persone più diverse, ma non ho mai visto che una cosa stimolante, e ho visto anche gente che prendeva metilfenidato, porca puttana, che dicevano di avere quello e anche altre cose, oppure solo quello, cioè io veramente ne ho viste di ogni cosa, anche tanta gente che credeva di avere solo quello, diciamoci proprio la verità, ma che a mio avviso, e non lo so, che io lo degli psichiatri, perché posso dire che gli psichiatri possono, soprattutto nei casi delle donne, non capiscono un cazzo. Ma nel senso, non che lo psichiatra donna non capisce un cazzo, che quando uno psichiatra uomo ha a che fare con una paziente donna, più, ma questo succede con tutti i dottori, perché voi pensate che per esempio il consumo di benzodiazepine è più alto nelle donne, per quale motivo? Non è che le donne ne chiedono di più. È che semplicemente i dottori ne danno di più alle donne, perché gli uomini non riescono a dire di no alle donne, ma questo qui è un altro discorso. In generale, comunque questo è vero, è una roba psicologica che nessuno mi contraddica perché è la verità sacrosanta. Poi, se qualche donna non l'ha capito, cazzi suoi, la realtà è quella. Comunque, volevo anche farvi vedere che io uso questo qua, è un PC ancora con Windows 10, io non sono uno di quelli che cambia le cose molto facilmente. E infatti, come vedete, ho mantenuto queste cose qua che sembrano richiamare Windows XP, almeno lo stile è quello. Questa è un'applicazione che io mi fa sempre, come dire, mantenere un po', come dire, un po' di calma, che quando sono stressato dico, guarda, faccio così, lo apro e poi mi faccio un giretto e apro le impostazioni, cioè le cose che ci sono e mi vado a fare un giretto e si può anche andare su internet, eccetera, eccetera. Adesso non c'ho voglia di farlo, ma comunque vi garantisco che funziona. Adesso magari il programma si apre che non c'è l'indirizzo giusto, ecco, come immaginate, magari l'indirizzo non c'è più. O una roba del genere. Però vi garantisco che è online e funziona, come vedete, tutto quanto, non è una bugia. Tac, guardate che carica. Ok. Siamo d'accordo? Siamo online e tutto quanto. Solamente se volete cerco una cosa, facciamo così. Cerchiamo qualcosa. Spino Valis. No.
Google. Anche questa è una cosa drammatica. Funziona, vedete? È online, eccetera, eccetera. E questo stiamo navigando oggi, che è il 21 ottobre del 2024, lunedì alle 19:37. E siamo online con Windows XP in un emulatore, no, non so, no, aspetta, con una virtual machine che si chiama QEMU, che però è stata messa come, questo qui è un programma di quelli, come si chiamano, non mi viene il nome, di quelli portabili. Praticamente, guardate, se volete vi faccio vedere, adesso dovresti schiacciare il bottone sulla tastiera, credo che così. Ah no, qua bisogna proprio uscire, cioè adesso io sinceramente non mi ricordo, una vita che non lo uso. C'è comunque il bottone, ecco sì, basta uscire, schiacciare il tasto Windows, ecco comunque il programma, io non so se ve l'ho già fatto vedere prima, ma è questo qua, che io ho messo in quella cartella lì per comodità, ma in realtà è un programma portabile, come potete vedere. Si entra qui, tac, vabbè, porca puttana, ecco, e c'è questo qua, che è il programmino, poi qua dentro c'è le cose, diciamo, il contenuto vero e proprio qua dentro, questo è semplicemente, diciamo, il lanciatore, non so come dire, e micro XP si chiama, insomma, è una cosa fatta da quelli di appunto di FC, come si chiamano, programmi portabili, insomma, a me è una cosa che mi ha sempre entusiasmato, però non so, pensate, ecco questo qua, per dire, tac, chiudo, ecco FC portabile, quello di che sì, quello che si apriva, diciamo, di default. È molto carino, è una cosa che a me mi fa sentire a casa, mi fa sentire, come dire, legato alle mie radici, e comunque io non ce la sto con le persone che ce l'hanno, con la malattia, o che dicono di averla, cioè io non è con loro che voglio fare polemiche, è un po' con questa specie di accettazione generale che c'è delle cose, non dico passivamente, ma anche entusiasticamente, delle volte, come tante cose che sono accadute ultimamente. Quello che succede nell'Ucraina, quello che succede in Israele, era quello che succede soprattutto a Palestina e così. Però non voglio adesso stare a dire i nomi perché innanzitutto non voglio fare polemiche, però io dico, secondo me le persone, soprattutto io posso dire per quello che sia, perché quello che succede in Medio Oriente lo sappiamo e secondo me c'è una certa, è un problema, quello è un problema ed è grave ed è un problema che non mi ne freghismo così. Però invece secondo me quello che a me egoisticamente mi interessa di più, che è tragico questo che mi interessa di più, è il fatto che abbiamo preso per il culo sia noi stessi sia gli ucraini su tante cose e non lo so, cioè il presidente lì è uno che è stato messo lì perché ha vinto, no non ha vinto, ha fatto una serie TV e siccome la serie TV era roba politica di nazifascisti, così l'ha rifatto lì. È un nazifascismo in ordine, diciamo, in ottica anticomunista, però è sempre il nazifascismo e tutto quello che comporta quella roba. E ognuno faccia le sue considerazioni. Euromaidan è una stronzata, è tutto un montaggio, in realtà sono successe tragedie gravissime. E comunque, diciamo, oramai la verità si sa, è tutto palese, però io non ci voglio ripetere tutte le cose. La gente dice, però dite quello che è, e secondo me bisognerebbe fare qualcosa più che altro per dimostrare che non ci possiamo pigliare per il culo, almeno io, è da quando, potete andare a vedere, da quando ho messo la bandiera della Russia nei miei social network, almeno io uso Facebook perché sono una persona che non ci voglia di perdere tempo, diciamo. E preferisco quello perché sono vecchio, va bene? E basta, buona serata, ciao, ciao, showdown, sì. Perché anche questo, il mio computer è ovviamente la testimonianza di quello che sto dicendo, capri, ignoranti, non siete altro. Vabbè, dai, niente.
se uno volesse sapere, io ho anche questo qua che schiaccio così e ho tutte queste robe qua comode, non so se voi ce l'avete, magari bravi che ce l'avete anche voi, io ce l'ho così, a me sembra più bello, però vedete voi. Non lo so, non c'è il suo gusto. Basta. Ciao, buonanotte.